Riempi la casa di fiori e apri il balcone ai profumi, ai colori. Questo è il testo di una canzone popolare brasiliana, bellissima. Qui intorno è scoppiata la primavera, l'inverno sta finendo e tutto è un fiore, un tripudio, una festa. I prati, i cespugli, gli alberi hanno decorato questa campagna di delicata e tenera bellezza. E io annuso tutto quello che trovo. L'altro giorno una violetta e non mi staccavo più da lei. E il profumo, guardate, è uno dei cinque sensi, forse il più potente. Va in profondità e non c'è nulla di più evocativo del profumo. Penso al profumo del caffè la mattina o l'odore della terra bagnata dopo la pioggia, il profumo del pane caldo, o l'odore, il profumo delle persone che amiamo, o il profumino dei bambini nelle pieghine del loro collo. E che dire poi del profumo di Nardo, il profumo dei profumi, inebriante e costosissimo, preziosissimo, perché prodotto da fiori che crescono in altura, molto rari. Il profumo del Nardo è citato nella Bibbia a partire dal cuore della Bibbia, dal libro del Cantico dei Cantici, il libro, sommo libro dell'amore, della poesia d'amore, e lì troviamo tantissimi profumi. Un giardino di melograni e di alberi di frutti deliziosi, di piante di cipro e di nardo. E in un altro versetto recita: profumo di nardo e di croco, di canna odorosa e di cinnamomo, di ogni albero da incenso, di mirra, di aloe e di ogni squisito aroma. Nei racconti evangelici che precedono la Pasqua ci sono più momenti in cui questo nardo unge Gesù, i piedi, il capo, tutta la persona di Gesù profuma. In ebraico la parola profumo si dice shemen, profumo, essenza, e Shem è invece il nome, l'essenza di una persona, mentre Shemesh è il sole, la luce calda e luminosa del sole. Che suono splendido queste parole. Il profumo arriva a tutti, non si calcola, si diffonde, si sparge, si spande, si sciala. Dunque, prepariamoci a questa Pasqua. Penso di prepararmi come per tutte le cose importanti, come il mio primo appuntamento amoroso o come quando ero in gravidanza. Mi preparo a passare dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà. E vi pare poco la Pasqua? Attendo questa rinascita. Quanto attendo questa mia fioritura. E il primo segnale che voglio dare al mondo è mettere una pianta fiorita dal balcone, dalla finestra, se non ho il giardino. E questo vaso fiorito è un gesto non solo interiore, poetico, di grazia e bellezza, ma è anche un atto pubblico e quindi un atto politico, perché di questo vaso ne beneficeranno anche tanti altri. Decorerò la via, il quartiere. Pensiamo ai balconi in Alto Adige. Poi vado dentro di me, dentro la mia casa. Svuoto, faccio spazio, ripulisco, preparo un angolino. Un angolino con una candela, una pietra di sale, oppure vicino a una finestra, con una luce calda che mi ricordi il mio nome, la mia essenza, chi sono, cosa sogno, qual è il mio daimon, la mia parte divina. E metto un fiore profumato, o un'essenza, un palo santo, un incenso, che mi ricorda di diffondere amore, di mettere amore in ogni gesto, in ogni cosa che faccio,
mi ricorda che non è importante cosa faccio, ma è come lo faccio. L'amore non è un sentimento, l'amore è concreto, sono gesti. Non è astratto, troppo facile l'amore astratto. Allora mi preparo con questi 15-20 minuti al giorno in questo angolino di pace e dopo aver nutrito il corpo con una sana colazione, nutro il mio spazio interiore con un momento silenzioso, di pace, capace di trasfigurare, di far germogliare semi nascosti. E ci accorgeremo nella costanza di questo tempo dedicato a noi stessi che accadranno una catena di piccoli miracoli, delle morti, delle rinascite, altro che intimismo. Aggiungiamo più vita alla vita. Chinandoci ai piedi degli altri, ci ricorderemo che il profumo non va trattenuto, non va chiuso in un vaso, ma frantumato, proprio là dove ce n'è più bisogno, negli angoli più bui, negli angoli più angusti, dentro di noi, fuori di noi e intorno a noi. Alle prime luci faccio colazione con te, sulla riva, con quello che nel buio delle notti miracolosamente ho pescato. Alle prime luci salgo con te sul monte e il tuo volto trasfigurato mi consegna un annuncio di gioia. Buona rinascita, buona fioritura.